La mia associazione è all'Incirco, un'associazione sportiva dilettantistica che propone corsi di circo, laboratori nelle scuole, spettacoli. Noi ad All'Incirco crediamo molto nelle potenzialità educative e inclusive del circo, che grazie alla varietà delle sue discipline consente a ciascuno o a ciascuna di trovare qualcosa in cui si scopre competente e a cui si appassiona. Abbiamo presentato un progetto che abbiamo intitolato Circo Centro, che consiste in tre azioni principali. La prima è stata l'offerta all'interno del nostro centro estivo circense, ospitato dall'Istituto Comprensivo Como Lago, di alcuni posti gratuiti per minori in condizioni di svantaggio. La seconda azione, ha riguardato allenamenti gratuiti proposti agli adolescenti e alle adolescenti fra luglio e settembre. E l'ultima, che invece si svolgerà all'inizio del 2023, consiste in incontri di circo per genitori e figli o figlie insieme, anche in questo caso gratuiti. Ed è stato molto bello in alcuni casi vedere proprio l'entusiasmo, la voglia di fare, in altri casi vedere chi all'inizio era un po' più titubante, vincere le proprie paure e lanciarsi nelle attività. Quindi, per esempio, hanno provato per la prima volta ad arrampicarsi sui tessuti aerei, a camminare sulla sfera, a lanciare e riprendere oggetti come le palline o il diavolo, i foulard. E quindi posso dire che il progetto Circo Centro è stata per noi occasione in cui siamo riusciti a realizzare in modo più forte quell'intento di solidarietà che ci accompagna un po' fin dalla nascita dell'associazione.